Oggi ti spiego un mega feel del grande Simon Phillips. Mamma mia, che feel epico! Questo è un feel che ho sempre amato tantissimo, tratto da un live del 2007 con i Toto. Ho detto, vabbè, stavolta me lo studio perché lo voglio imparare, e quindi non ti faccio solo vedere come si suona, ma ti faccio vedere anche come l'ho studiato. Sto sbagliando uno staking. E mi fa un po' effetto dirlo, ma sto usando uno dei miei corsi online per impararlo, perché ho creato un corso sui feel, si chiama Feel Control. È tutto un programma didattico piuttosto lungo dove ti aiuto a espandere il tuo vocabolario sul set. La sezione finale invece è quella delle trascrizioni, quindi ho messo una cinquantina di feel più o meno famosi di batteristi che amo, vari livelli di difficoltà. Questo è un feel di difficoltà direi intermedia, e quindi ti faccio vedere proprio che sistema ho usato io. Può essere interessante capirlo. Allora, prima di tutto, per studiare un feel del genere cosa posso fare? Me lo posso ascoltare 100 volte finché non lo memorizzo, magari vado a rallentare, me lo canticchio finché non lo suono. Questo però è un feel un po' lungo, un po' particolare, quindi io mi ritrovo meglio se ho la trascrizione. La trascrizione ce l'ho già perché ce l'ho nel corso. Allora, che cosa posso fare? Io ho un player interattivo all'interno del quale posso fare determinate cose, quindi io lo potrei ascoltare al tempo originale. Con la partitura che scorre insieme, che mi aiuta tanto, però idealmente è meglio se io lo vado a rallentare, ok? Ora, rallentandolo perderò un pochino la qualità dell'audio perché si streccia un pochino, però già riesco a capire meglio cosa succede. E questa è una strada, però questa piattaforma mi permette di fare una cosa molto interessante, cioè passare in questa modalità sintetica, dove che cosa vado a fare? Vado a sentire un suono magari più brutto di batteria, però sento solo la batteria. Ho la possibilità di mettere in loop delle sezioni. Questo è un feel di due battute. Io potrei isolare una battuta singola o anche prendere solamente una parte di battuta, trascinando quello che mi interessa. Quindi io potrei suonare solamente questo. Posso anche metterci un click, cosa che farei, così ce l'ho fisso, e vado a ripetere tutta la prima battuta. Tutte le volte che mi serve, finché non imparo tutta la sezione. Quando vado a usare questo sistema, a questo punto mi imparo tutto il feel rallentato. Quindi io ora lo sto studiando a 64 bpm invece che 92, che è il tempo originale. Ammettiamo che io abbia capito esattamente come studiare tutte le sezioni. A questo punto io vado a mettere un count in sulle due battute, in modo che ripeto queste due battute qua del feel intero, però con un intro sempre che mi dà lo start, ok? Quindi 64 bpm. Aumento un pochino il tempo, facciamo 74. E pian pianino arrivo al tempo originale, che è 92. D'accordo? Quindi io posso mettere il BPM che preferisco. Andiamo a vedere se l'ho imparato.
Sto sbagliando uno sticking. Adesso lo becco. 3, po. Se voglio proprio essere sicuro al 100%, questo è il tempo originale, lo faccio anche un po' più veloce, questo è il mio consiglio, magari 3 punti in più, perché se lo riesco a suonare più veloce, tecnicamente qua c'è questa cosa del... che è un pochino così, e c'è anche il triplo colpo finale, che può essere un po' rognoso. Se non hai il doppio pedale, puoi farlo anche con un colpo singolo, però Philips spesso fa questa cosa che chiude i fill con un rullo a 3, con la doppia cassa, fighissimo, proprio marchio di fabbrica. Quindi lo suono un pelo più veloce dell'originale, d'accordo? Ok, mi sento abbastanza sicuro. Allora adesso torno sul mio video e vediamo se riesco a suonarmela dall'inizio e se la azzecchiamo. E in pochi minuti, grazie soprattutto devo dire anche a questa tecnologia, sono riuscito a imparare a capire bene un fill. Sto leggendo la partitura dal mio computer, potrei usare un tablet, potrei usare addirittura il mio smartphone, perché questa piattaforma funziona su qualsiasi tipo di dispositivo. Una volta però ho fatto un po' una pirlata, perché stavo studiando un fill di Manuka Che, mi sono messo il telefono sul Tom 2 che non usavo, in realtà gli ho dato dentro e vabbè, lasciamo stare. Per chiudere voglio dire un'ultima cosa, ma perché mai mi dovrei imparare nota per nota i fill che ha suonato un altro batterista? Il mio corso è creato appunto per evitare questo, ma le trascrizioni, in particolare imparare secondo me nota per nota il linguaggio di altri grandi batteristi, ci aiuta per capire come hanno concepito questi fill, per prendere ispirazione. Per esempio qui ci sono anche, in questo singolo fill, ci sono degli esercizi tecnici interessanti, come per esempio quello dell'alternanza in sestine tra mano e piede, no? Quello che abbiamo fatto. Questa è una cosa, ad esempio, che senti fare molto spesso anche a Vinny con l'aiuta, lo fa con entrambe le mani alternate, quindi è una cosa che ritroviamo in un altro linguaggio. E quindi anche in un altro contesto, a un altro BPM completamente, io potrei prendere questo concetto e applicarlo in un fill o addirittura in un groove. Quindi non ci vedo nulla di male nello studiare nota per nota esattamente quello che ci propongono i nostri eroi. Chiaramente poi non lo dobbiamo copiare, ma dobbiamo farlo nostro, prendere ispirazione, cercare di capire un po' come rubare questi concetti, come sempre tutti hanno fatto. Se pensiamo a tutti quelli che hanno rubato a Steve Gadd, ci sarebbero carceri in tutte le scuole di batteria del mondo. Tra gli altri fill che ho in questo corso, sempre di Simon Phillips, ho Better World, tratta dall'album Minefields, e Toss the Feathers, che è un brano che lui ha registrato per i Corrs, dove c'è un bellissimo breakdown strumentale che ho trascritto tutto, me lo sono imparato, stupendo. Ti ricordo anche che pochi mesi fa ho avuto l'onore di intervistare Simon Phillips, l'intervista è sul mio canale, tutta tradotta in italiano, non te la perdere perché è veramente una delle migliori che abbia mai fatto. Ti lascio la trascrizione col PDF scaricabile di questo fill, se invece vuoi approfondire e capire di più come funziona questa piattaforma, i miei corsi, eccetera, eccetera, dai un'occhiata a fillcontrol.it o a corsi.suonarelabatteria.it, dove trovi tutti i corsi della mia scuola online. Ti mando un abbraccio, buona musica, alla prossima, ciao!